perché non le posso digerire. Prima ha detto che noi non ci metteremo mai col PD. Però sono molto preoccupata. Facciamo la fine peggio della Grecia. Vedo un papocchio, non vedo niente di buono. È una rovina per l'Italia. E che fine faremo? Chi lo sa? Chi lo sa? Non si riesce a capire. Non si riesce a capire perché noi abbiamo magari le idee chiare. Votiamo, però poi alla fine fanno tutto quello che vogliono loro, perciò non va bene. Governo di pagliacci. Sì, sono abbastanza ottimista, sperando sempre che i politici mettono un po' la testa a posto e pensino al bene dell'Italia e non a loro stessi. Pessimista, perché mi sembra che sia un connubio non proprio esatto. Sono proprio pessimista, assolutamente, perché non ci ho mai creduto, come presumo che ormai se si dovesse andare a votare questo sarà il risultato. Pessimista, guardi, sono d'accordo con lui, non si preoccupi perché proprio in questo momento non abbiamo proprio niente che va bene. Pessimista al massimo. Schifo, uno schifo. A me piace tanto Salvini, male con il PD. Sul governo non mi chiedere perché proprio non ho parole, guarda, ultimamente ci stanno deludendo un po' tutti. Perché queste che sono state hanno fatto schifo tutti quanti, dal primo fino all'ultimo. Ottimista, perché si spera sempre che si vada meglio. Ma sono ottimista, speriamo che vanno bene. Ma io sono ottimista, bisogna essere ottimisti, perché sennò non andremo proprio avanti, andremo alla ribellione subito, bisogna essere ottimisti. Sono ottimista, però per quello che stanno a fare non mi piace, perché sono come le banderole. Del governo sono pessimista, pessimista al 100%, non mi va bene niente, stanno ritornando tutti i vecchi che c'erano prima. Guardi, non si capisce più niente, purtroppo. Cosa dire? Non si sa più chi votare, perché non è una cosa seria. Questa gente si sono impadroniti delle poltrone e non se ne vanno più. Bisogna cercare di cambiare tutto. Purtroppo non va bene. Un'opposizione deve essere giusta, deve essere contro, ma deve essere costruttiva. Finché andiamo avanti così non arriveremo da nessuna parte. Futuro nero. Vedo confusione, vedo che non hanno le idee chiare. Oltretutto la sinistra poi non va mai al voto e si mette sempre con gli altri, senza avere il consenso dei cittadini. E questo mi preoccupa. Niente di positivo. Io sono ottimista, ma con loro non è possibile. Pessimista, perché dovrebbe migliorare tante cose. Chi può entrare al potere è un'altra cosa. Qua dobbiamo vederli, qua al mercato, dove non si raggiunge, non c'è lavoro, non si raggiunge a niente. Dobbiamo sempre cercare che costa meno, ma loro di là cosa fanno? Io sono una domestica, lavoro di domestica, però quello che pago all'INPS delle mie contribuzioni dove va a finire? Alle tasche di quello che ci governa, no? È un contratto che hanno firmato, perché non rispettarlo fino alla fine? Adesso che si trova un partito, un movimento, chiamiamolo così, che vuole le cose giuste, non lo fanno finire. Non lo fanno lavorare. Perché allora non vogliamo un cambiamento? Perché gli italiani non vogliono un cambiamento? Veramente non sono contento. Comunque vedremo cosa succede. Bella domanda. Che fine faremo? È il peggio del peggio. Questa li faccio alla griglia, esatto. Sì, li faccio alla griglia. E spero che non andiamo a finire anche noi sulla brace.